Chiedono più unità lavorative e l'avanzamento di carriera i lavoratori della centrale termoelettrica Ergosud di Scandale, nel Crotonese, entrati in sciopero dalle ore 23 di lunedì sera. La mobilitazione, coordinata dalle sigle sindacali di categoria di CGIL e CISL e UIL, è continuata nella mattinata odierna davanti ai cancelli dell'azienda e, qualora non si riuscisse a trovare un accordo con la dirigenza, non si esclude possa continuare a oltranza. Allo Stato mancano delle persone, noi le richiediamo non perché legato solo a un discorso di opportunità occupazionale, ma perché questi livelli occupazionali mancanti creano delle condizioni di salute e sicurezza all'interno dei turni e anche di chi presta il servizio di reperibilità. Se l'azienda va bene, che raggiunge risultati performanti, questa cosa deve sposarsi con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori che stanno all'interno. Lo sciopero è solo il primo step delle azioni che sindacati e lavoratori hanno voluto intraprendere per giungere all'obiettivo e non sono escluse ulteriori azioni di protesta. Noi abbiamo programmato 4 giornate di sciopero di 4 ore ciascuna. Abbiamo fatto queste 4 ore prima della pausa estiva e poi riprendiamo a settembre, perché riteniamo che i problemi posti sono di grande importanza. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24.